Tutti gli anziani, quindi i vecchi, giocano a carte a bocce, punto interrogativo? Ebbene, no, no, assolutamente no. Per molte persone c'è l'idea che gli anziani passino i pomeriggi, ma anche le mattine a giocare a carte, oppure a, per così dire, andare a giocare a bocce, ma in realtà così non è. Infatti, gli anziani presenti in Italia non hanno solo queste attività, che sì, moltissimi svolgono, ma hanno anche come attività quella di risolvere i cruciverba. E lasciatemelo dire che i cruciverba sono un passatempo ottimo perché tengono allenata la mente, o meglio il cervello umano con i cruciverba non invecchia, o meglio invecchia con molta più difficoltà. Infatti il cervello umano riesce a lavorare meglio, in modo più efficiente, in modo più efficace e soprattutto riesce a ragionare in modo più attento e più mirato. Ecco perché vi dico che dal mio punto di vista l'attività di chi è un solutore o una solutrice di cruciverba la trovo un'attività positiva che fa bene in primis al cervello di un essere umano. In secondi, spero anche a quello che è il cuore di una persona. Ma anche perché gli anziani di cosa vivono alla fine? Gli anziani non possono andare fuori, sì, vanno fuori quando possono, escono, però molti, magari quelli più anziani ancora, svolgono attività come queste, oppure guardano la TV, cioè in aggiunta fanno anche l'attività di guardare la televisione, di guardare per esempio i film, di guardare delle soap opera, oppure di guardare diversi altri prodotti appartenenti alla TV italiana. Ciò non è male, ciò non è disdicevole. Gli anziani sono persone, io le trovo tutte persone straordinarie. Io ho i nonni anziani e con me si sono sempre comportati non bene, benissimo, perché hanno sempre avuto un comportamento meraviglioso nei miei confronti, sempre altruisti, sempre buoni, sempre generosi e penso che chi mi sta ascoltando in questo video da nonni potrà confermare queste mie parole. I nonni, come si suol dire, sono pezze core, come si dice a Napoli, sono pezzi, pezzi di cuore. Sono buoni come il pane, sono persone buone d'animo, ma soprattutto persone che hanno una dolcezza infinita. Ecco perché io apprezzo le persone anziane, tutte le persone anziane, perché a me piacciono molto, le trovo persone buone, semplici, altruiste, generose, ma soprattutto persone con cui ci si può dialogare, con cui può avvenire il libero confronto e non lo scontro, come a volte eventualmente può verificarsi. Bene, io vi ho detto praticamente tutto quello che volevo dirvi. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, commentate, un caro saluto e a presto.